Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, primo firmatario Roberto Placido, Partito Democratico, di condanna per la violenza verbale del consigliere Davide Bono, Movimento 5 Stelle. L'Assemblea ha poi approvato un ordine del giorno per avere più insegnanti nelle scuole piemontesi e iniziato il dibattito dei documenti di vari gruppi sull'ipotesi di chiusura del punto nascita dell'ospedale di Carmagnola. Al termine dei lavori è stata ricevuta una delegazione di sindacati e dipendenti della TNT Express in stato di crisi. In prima commissione, presidente Angelo Burzi, l'assessore al bilancio Gilberto Pichetto ha illustrato i contenuti del disegno di legge di assestamento al bilancio. Tra i vari documenti finanziari, all'esame anche la delibera dell'ufficio di presidenza per l'assestamento al bilancio dell'Assemblea, che presenta risparmi per oltre 10 milioni di euro. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Con questi 10 milioni che il Consiglio regionale restituisce al bilancio della Regione si potranno tra l'altro aumentare le risorse per le politiche sociali, le risorse per la cultura e in altri ambiti di cui il nostro bilancio ha bisogno in questo anno di crisi. Le rappresentanti degli organismi di parità uomo-donna presenti in Piemonte si sono riunite a Palazzo Lascaris il 16 luglio. L'incontro è servito per abbozzare il programma della Giornata Nazionale contro la Violenza alle Donne del 24 novembre, per la quale si organizzerà a Torino un evento di interesse nazionale. Consiglio e Giunta regionale con la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali, FIPEG, organizzano il 27 settembre a Torino un convegno sul sistema informativo locale. All'incontro sono previsti interventi di editori tradizionali e di testate locali online per discutere di un nuovo modo di fare informazione, anche attraverso il web. Pietro Policante, presidente FIPEG. Uno degli sviluppi futuri, che sono anche una garanzia del futuro dei giornali, sono proprio le nuove tecnologie. Vogliamo fare fuoco appunto sulla situazione attuale per poi vedere il futuro dove ci porta. Nuovi appuntamenti il 21 luglio ad Avigliana, il 26 a Monastero Bormida e il 27 ad Alice Superiore per la rassegna teatrale Voci dei luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, Lettura e Musica 2013. L'iniziativa promossa dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della Provincia di Torino e l'UNCEM proseguirà per tutta l'estate. Il dettaglio degli incontri è consultabile sul sito cr.piemonte.it. Lo specchio di un'epoca, le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Deco è il titolo dell'esposizione nella Biblioteca della Regione a Torino fino al 6 settembre. E fino al 3 novembre al Museo Nazionale della Montagna CAI 150. Si ripercorrono le tappe salienti che hanno legato il club alpino italiano alle montagne. Testimonianze, cimeli e proiezioni di film storici sull'evoluzione dell'alpinismo, con un'area di osservazione di panorami fotografici attraverso il cannocchiale di un belvedere alpino. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci alla prossima puntata. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.